Ma riusciremo mai ad imparare dagli errori per crescere? Cioè, sbatti il grugno, rialzi la testa e cresci. Cioè, riusciremo mai a fare questo? Cioè, riusciremo mai a fare sto benedetto salto di qualità? Ce la faremo mai che quando devi entrare in campo per vincere una partita importante, la vinci e la porti a casa e non che incorri ogni volta a fare queste figure di merda. Oltretutto, figure di merda reiterate, perché non è bastata solo la figura di merda in Coppa Italia contro sta squadra, contro sta Cremonese, ma pure oggi il campionato gli ha fatto fare la loro prima vittoria dopo 27 anni che non vincevano in Serie A. Questo perché snobbi l'avversario, te senti sto cazzo della partita grande che hai fatto giovedì scorso contro il Salisburgo e scendi in campo come oggi che in 70 minuti non hai fatto un tiro in porta. Prima del gol di Spinazzola non hai fatto un tiro in porta. Con gente che in difesa ci avevano Bianchetti, Ferrari, Skrinkel, Sornicola che pensavo che era il cugino da Spigola, Valeri, Chiriches, che pensavo che era la traduzione rumena di Chirichetto in italiano. Ma chi cazzo è sta gente? E tu sei sceso come sempre, insufficiente, ancora Guido Chetti, Erfino, oh, Alberto Tomba. Sembravano 12 Alberto Tomba, 11 Alberto Tomba, mica tiriamo in porta. No, no, famo tre tocchi di più e perdiamo 18 tempi dei giochi. Ma qui non sto a far professore, ma se permettete, me rode il culo. Perché non se nascondemo. Oggi toccava vincere con una squadra con un piede e mezzo in Serie B. Dovevi vincere. E t'abbastava. E il 50% di quello che hai fatto con Salisburgo giovedì per fargli tre gol e metterli a dormire. Per fargli tre gol e metterli a dormire. E invece il minestraro dei Ballardini ce la rischia fatto a mezzo allenati che un'altra volta. Tanti dei meriti nostri, soprattutto perché l'abbiamo regalata, ma meriti pure loro, che nel loro piccolo hanno fatto una signora Martini e il minestrano ci ha rimesso mezze chiappe. Porco zio, come cazzo si fa? Oh? Oggi era importante, potevi risuperare la Lazio, potevi portare a meno 6 Gasperini e te rimettevi al secondo posto con Inter Milan, invece no! E invece no! Devi sbagliare l'ennesima partita, perché noi dagli errori non impariamo mai, non cresciamo mai dagli errori. Sempre le classiche figure di merda, perché non è che dici, sai, ho perso con una big, c'era un big match, hai perso con la Cremonese. Doppiamente figura di merda tra Coppa Italia e oggi. Quando c'è da tirare fuori gli attributi, sti attributi non si vedono mai. Sto salto, sto step in avanti, non lo fai mai. Fai tre passi indietro. Poi ancora con queste sceneggiate da bordo campo che chiedeva rosso per quarto uomo pure il mister. Oggi è stato uno scempio totale sul campo e fuori. Non è stata preparata male e giocata ancora peggio. Poi c'avevo un portiere che quest'anno ha sempre detto che dei miracoli non ne fa, è da sufficienza, ma oggi Patricio ci mette proprio tutto del suo, perché va bene che ciangiute, ma chi cazzo è? Quello veramente c'ha più presenze, capito? Sulla panchina o con la primavera che con la prima squadra ha fatto il gol della vita, ma Patricio poteva fare di più per me. In occasione del rimpallo sporco via sbraco greca rigore per loro e parasse poi mai un cazzo di rigore. Siamo andati a perdere con una squadra che c'ha più punti sulla patente, c'ha più punti sulla patente che in classifica. Oh. Prima di sta vittoria 8 punti. C'è da vergognarsi. C'è da vergognarsi.
Io di pazienza ne porto sempre tanta, eh! Vado in giro con 18 Samsonite di pazienza! Ma questi così ti fanno cascare le braccia! Perché ogni volta la stessa casa li va a fanculo! Perché ogni volta che devi fare quello step, quel passo avanti non lo fa mai, ne fai sempre tre indietro! Te fanno cascare le braccia! Non si può ricadere sempre sugli stessi errori, non si impara mai! Mai! Mamma mia, poi mi si dice adesso mi aspetto una grande prestazione con la Juve, ma non siamo a vivere delle reazioni nervosi. La Roma deve capire che doveva vincere oggi e poi prepararsi per una grande partita con la Juve in casa, no che pile toppe, le tramvate per le figure di merda come oggi. E poi ti riduci a che cosa? Alla reazione nervosa, perché devi dare tutto e devi fare una grande partita domenica con la Juve. Non si può stare così. Non si può. Oggi male tutti. Male tutti. Patrizio indecente. Pellegrini ancora un altro fantasma pure a sta partita. Ancora che fa? I colpi d'acqua. Oh, a me di colpe. Ma che sta a fare? Ma gioca semplice. E quando sta davanti alla porta tira in porta. Stesso discorso Belotti. E per entrare si è visto per niente. Ma tutti, pure il mister, tutto. Tutto sbagliato oggi. Tutto. E un'altra figura del merda. Perché, ripeto, non bastava la Coppa Italia. Ci siamo dovuto rintruppare un'altra volta con la Cremonese. Un'altra volta. Una volta che l'ha messa in piedi a un quarto d'ora dalla fine. E il tragolo hanno ributtato tutto. Perché dopo il gol del pareggio nostro e il gol del vantaggio loro, ditemi quante parate ha fatto Carnesecchi, lo dice Lasso, dopo il gol di Spinazzola, zero totale. Male tutti, sono snervato, sono finito. Tanto i soliti discorsi, la passione, l'amore, non ci toglierà mai nessuno, ci fa passare nessuno. Perché si va sempre oltre il risultato. Ma avete rotto il cazzo. Perché quando c'è da tirare fuori i coglioni e dare continuità e crescere nella continuità, nei risultati, nella mentalità, ogni volta fate due passi indietro. Avete rotto il cazzo. Sempre forza Roma.